Qua Galletto. Il 31 di maggio imprimiamo una svolta decisiva alla regione Campania con il Movimento 5 Stelle, con Valeria Ciarambino, candidato presidente. Valorizzazione delle risorse, reddito di cittadinanza regionale, abolizione totale dei ticket sanitari, ripristino dei fondi tagliati ai disabili. Questi sono alcuni dei punti qualificanti che caratterizzano il nostro programma e che ovviamente hanno bisogno del sostegno e della partecipazione attiva di tutti i cittadini che vogliono conoscerlo, informarsi e magari dare qualche spunto per individuare i problemi relativi alla nostra regione. Cari cittadini, diciamo la svolta. Il 31 di maggio cambiamo registro. De Luca e Caldoro sono incandidabili. Vogliamo semplicemente riferirvi che il signor De Luca è ineleggibile, incandidabile, avendo riportato una condanna per abuso di ufficio. Ai sensi della legge Severino non può candidarsi, è un atto di arroganza, di imperio da parte di questi signori che ci impongono un candidato ineleggibile avendo riportato una condanna penale per abuso di ufficio. Abbiamo fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per chiederne la decadenza. Cari cittadini, sappiate che nel caso De Luca diventasse presidente della regione Campania, 2 minuti dopo sarà costretto a dimettersi ai sensi della legge Severino, che non gli consente di poter essere eletto e diventare presidente. La regione Campania in questo modo rischia grosso, rischia il commissariamento, cosa che noi non vogliamo. Per cui, per evitare questo problema, il 31 di maggio imprimiamo la svolta, votiamo Movimento 5 Stelle con Valeria Ciarambino. Abbiamo tutte le carte in regola, abbiamo un programma che punta alla valorizzazione delle nostre risorse, punta al turismo, punta al reddito di cittadinanza regionale, punta al trasporto pubblico che deve essere potenziato, punta inoltre a valorizzare, a dare più impulso alle risorse finanziarie a favore dei disabili. Questi sono alcuni dei punti che caratterizzano il nostro programma per le elezioni regionali. In questo modo, cari cittadini, imprimiamo effettivamente una svolta, segniamo un solco fra il vecchio e il nuovo. De Luca e Caldoro non sono altro che le facce della stessa medaglia, cari cittadini. De Luca è incandidabile, è ineleggibile per effetto di una condanna. Ai sensi della legge Severino, le leggi non possono essere stracciate dall'oggi al domani perché a qualcuno non conviene, bisogna rispettarle. Si tratta di una legge da loro stessi approvata in Parlamento a maggioranza e che adesso vogliono rimangiarsi. Questo è un atto di imperio, è un golpe. Ci mancherebbe poco a definirlo proprio un colpo di Stato in Campania. È un atto di arroganza politica rispetto al quale noi come Movimento 5 Stelle non possiamo restare impassibili.
Abbiamo reagito con un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la decadenza di De Luca. Il signor Caldoro, dal canto suo, lascia una campagna in preda alla corruzione, al caos amministrativo, al malaffare, alla camorra. Dalla camorra abbiamo ereditato la terra dei fuochi, cari cittadini, la regione Campania, tra le più belle d'Italia, è diventata terra dei fuochi grazie allo sversamento dei rifiuti tossici che la camorra prelevava dalle industrie del nord per sversarle nei bellissimi terreni agricoli di questa regione. Di fronte a tanti scempi non ci resta altro da fare, cari cittadini, che cambiare pagina, cambiare volto. Il signor Stefano Caldoro non ha alzato un dito quando Renzi ha spostato 9 milioni e 400 mila euro di risorse destinate alla bonifica della terra dei fuochi per portarle invece all'Expo di Milano. Questo è grave. La bonifica della terra dei fuochi non è meno importante dell'Expo di Milano. Anche la bonifica dei nostri terreni è altrettanto importante.